I test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso dell'Università di Pisa quest'anno si faranno a Pontedera, nell'area del mercato settimanale. Lo ha deciso l'Ateneo Pisano, che per seguire correttamente le regole anti-Covid è stata costretta a trovare una location più ampia rispetto alla Polo Fiere di Lucca, dove da qualche anno si tenevano le prove di ammissione. Il comune di Pontedera è stato ben lieto di accettare, come ci ha spiegato il vice sindaco Alessandro Puccinelli. Sì, è stata una richiesta da parte dell'Università di Pisa per le difficoltà logistiche create anche dal problema del virus e quindi Pontedera, essendo uno snodo importante per le caratteristiche logistiche che ha e anche per avere la disponibilità di un piazzale del mercato molto ampio, dove oltre al mercato c'è anche una grande area di parcheggio, l'Università ci ha chiesto una collaborazione, ha chiesto al sindaco una collaborazione. E in tempi veramente stretti abbiamo fatto una valutazione e abbiamo dato la nostra disponibilità. Oltre 4.000 le matricole che a settembre si recheranno nella città della Vespa per sostenere le prove d'esame, una buona opportunità anche per la ricaduta economica. Ci saranno migliaia di studenti, magari molti anche accompagnati. E quindi avranno poi necessità di servizi, di alloggio, di ristorazione e potrà essere anche un modo per farci conoscere nel panorama anche nazionale come un luogo che ha stabilito questa collaborazione con l'università. Tecnici dell'Ateneo e del Comune sono già al lavoro nell'area scelta per consentire lo svolgimento in sicurezza dei test. Si tratta di due utenze strutture di circa 12.000 metri quadri, che garantiscono un distanziamento fisico dei candidati in modo opportuno in base a quanto richiesto dall'università per le note problematiche di distanziamento, appunto.